Dentro questa confezione di biscotti c'è il lavoro di tante mani che hanno contribuito a produrli, tante attività che vanno dalla raccolta del grano fino al confezionamento finale. Scopriamo insieme questa storia con Agrinet Il Futuro in Campo. L'agricoltura moderna è caratterizzata da forte competitività legata ai fattori della produzione agroalimentare, come il costo del lavoro, delle risorse e della terra, in un contesto sempre più globale dove le aziende sono in concorrenza tra loro. Una risposta a questo problema può essere quella di diversificare le proprie attività, offrendo accanto alla produzione primaria, quella agroalimentare, una serie di servizi a beneficio della collettività. Per raccontarvi di questo siamo a Iesi, dove andiamo a incontrare un imprenditore agricolo che conduce un'azienda biologica e che ha fatto della diversificazione e della multifunzionalità il proprio punto di forza. Mi trovo ora con Andrea Laudazzi che dopo un'esperienza anche all'estero, un'attività nel campo artistico, culturale e anche economico-finanziario ha deciso di tornare in azienda, 150 ettari qui nel territorio marchigiano e una azienda di 4 generazioni di agricoltori e lui oggi in 150 ettari porta avanti qualcosa di nuovo. Andrea, di cosa si tratta? Partendo dalla storia, mio bisnonno era mezzadro, mio nonno è stato fattore, mio padre la prima generazione di imprenditore agricolo. Io in realtà ho fatto tutto un altro percorso, come giustamente detto, ho studiato regia e sceneggiatura, ma poi sono stato richiamato, diciamo, il classico richiamo alla natura anche per un discorso familiare. Tutto è partito con la volontà di dare vita a qualcosa che già c'era, migliorarlo e potenziarlo. È proprio in questo modo che è nata nel 2017 la Vallesina Bio, è stata trasformata l'azienda da convenzionale in biologico, sono stati fatti i primi investimenti, è stata costruita una struttura dove ospitiamo la macina, dove abbiamo fatto farine, fino ad arrivare a diventare la prima in Italia ad essere agricola, innovativa e benefit tutto quanto insieme, facendo tutto un percorso di agricoltura sociale. Andrea, hai detto agricola, innovativa e benefit, un'azienda anche molto attenta al sociale, mi puoi spiegare meglio di cosa si tratta? È importante fare innovazione, l'agricoltura necessita e l'Europa lo chiede da tanto tempo con tutte quante le normative riguardanti il piano di sviluppo rurale di fare un passo in avanti, di fare innovazione e l'innovazione è anche l'inclusione sociale. Abbiamo cercato di fare innovazione il più possibile, ma l'azienda è anche benefit perché deve fare del bene al territorio, alla comunità. Infatti lavoriamo in biologico, lavoriamo a chilometro zero, le nostre confezioni sono plastic free. Ma l'attenzione al sociale soprattutto è nata nel periodo pandemico, dove abbiamo visto i notevoli vantaggi che ci sono per le persone con differenti disabilità nel stare in un ambiente agricolo, naturale, aperto, dove c'è l'opportunità di sperimentare tantissime cose, soprattutto grazie alla multifunzionalità agricola. Io direi che tu oggi hai un bel posticino qui, no? Vedi che la terra com'è? Bagnata. È bagnata perché? Perché ha piovuto, no? Quindi oggi non annaffiamo, non hanno bisogno di acqua, vero Lori? Sì. Ok. Però qui abbiamo un po' di spazio, possiamo piantare un'altra piantina. Sì. Ok? Io. Una delle iniziative che Andrea ha deciso di mettere in campo è quella di organizzare laboratori destinati a ragazzi con differenti disabilità, proprio a contatto con la natura in agricoltura. Ne parliamo con Agnese Gracciotti, presidente di Liberi Insieme. Agnese, quali sono le attività che ha organizzato insieme ad Andrea?
Ah, le attività sono molteplici, i nostri ragazzi vengono qui a Vallesina Bio una volta a settimana, il venerdì pomeriggio, e trascorrono insieme 2 ore, e in queste 2 ore fanno delle attività che vanno dal avere delle piccole coltivazioni. Abbiamo i nostri orti rialzati che permettono ai ragazzi di lavorare senza disagi, oppure essere in contatto con gli animali. Oltre a questo, stanno in questo momento provvedendo anche a risistemare tutti gli esterni del casolare, quindi i ragazzi tagliano l'erba, sistemano i vari spazi del terreno a disposizione, e poi ecco, si riposano e fanno insieme magari merenda, fanno insieme magari delle attività all'aperto, e così terminano la giornata. Pietro, guarda un po' la piantina di pomodori com'è cresciuta. Guarda, forse si è tolto il nastrino, io direi di legare un altro pochetto qua, adesso te lo vado a prendere. Qual è il valore per questi ragazzi di fare attività agricole? Tanto per cominciare, non è soltanto la mera attività agricola, ma tutta la preparazione, tutto quello che conduce all'attività agricola. È tanto il lavoro sull'autonomia, quindi è chiaro che sono aiutati da educatori, sono aiutati da figure esperte che li accompagnano tutto il tempo, però si cerca di dare a loro la maggiore autonomia possibile. Oltre a questo, un valore aggiunto enorme è lo stare in compagnia, perché uno dei problemi fondamentali è quello di trovarsi isolati, emarginati, in solitudine. E l'ultimo aspetto che penso sia importante sottolineare è vivere nella natura, vivere in questo ambiente, vivere nella semplicità di un luogo che finalmente ti fa ritornare all'essenziale, a quello che veramente conta. La storia di Andrea ci porta a parlare del secondo obiettivo chiave della politica agricola comunitaria, quello della competitività, che è un elemento essenziale per le aziende agricole per sopravvivere, e questa può essere perseguita anche grazie alla diversificazione delle attività. Ne parliamo con Giulia Lucertini, ricercatrice in estimo agrario all'Università IUAV di Venezia. Sicuramente noi sappiamo che le aziende agricole per loro natura sono multifunzionali, ovvero riescono a gestire e a fare più servizi contemporaneamente, riescono quindi a produrre cibo, che è il primo servizio che fa l'agricoltura, ma riescono anche con il loro lavoro, con la presenza stessa delle piante e delle coltivazioni, a garantire un'altra serie di servizi per la società e l'ambiente molto importanti. La competitività però si basa anche sulla diversificazione delle aziende, ovvero le aziende riescono a fare, possono e quindi riescono a fare più attività, inserimento lavorativo, supporto per i servizi sociali, possono fare agrinido, possono fare agriturismo, possono quindi intraprendere tutta una serie di attività imprenditoriali non strettamente legate alla produzione di cibo. Questo significa diversificare l'attività e diventare più competitivi. Un altro punto su cui la politica agricola europea punta molto è quella di trasformare l'agricoltore in imprenditore attraverso appunto questa diversificazione. Le questioni possono ad esempio portare ad accorciare la filiera, possono portare l'agricoltore a fare già trasformazione, possono portare l'agricoltore alla vendita diretta. Quindi tutte queste attività servono a rendere l'azienda più competitiva. Perché? Perché si tolgono degli intermediari, si inserisce una nuova fonte di reddito per l'agricoltore, e quindi di fatto il semplice agricoltore diventa imprenditore agricolo. E tutti da capo! Tra
nuove iniziative che Andrea in azienda porta avanti c'è anche quella di ospitare un curioso laboratorio musicale fatto con materiali di riciclo e rivolto ai ragazzi con disabilità. Ne parliamo con Andrea Coroni dell'associazione Riciclato Circo Musicale. Andrea, com'è nata quest'idea? Allora, l'idea di lavorare con i materiali di recupero è nata tanti anni fa all'occasione di una merenda, di una gita sulle cascatelle di Cingoli. Avanzavano le birrette, ovviamente non le abbiamo buttate via, a terra non c'era un cestino, nella passeggiata lungo il fiume le abbiamo riempite con l'acqua e suonate come un flauto di panna. Suonavano così bene che me le sono portate a casa. A quel punto, dall'idea di utilizzare quelle bottiglie recuperate per fare uno strumento che suonava bene, ne ho curato un altro ancora, fino a che è diventata una sorta di, tra virgolette, malattia, una buona malattia che ho condiviso con altre persone, altri musicisti, che poi insieme hanno formato il gruppo Riciclato Circo Musicale. Vedo che ci sono anche oggetti dell'agricoltura, come questo. Sì, sì, noi siamo braccia tolte all'agricoltura, ma importate alla musica, come per esempio vedete da una zappa abbiamo costruito una cora africana, ma l'abbiamo chiamata bora perché è fatta anche con una boa. E poi con gli oggetti dell'agricoltura, per esempio, abbiamo costruito anche queste tipo di trombe da un imbuto per appunto per cavare l'olio e il vino, abbiamo costruito questa tromba, oppure anche quest'altra che sono, ne abbiamo chiamati olifante. E poi in realtà di materie prime in natura ne troviamo tantissime: plastica, legno, metalli, elettrodomestici, e quindi da tutti questi oggetti si possono creare strumenti musicali. Quanto è importante per questi ragazzi svolgere questa attività insieme, dedicata alla musica ma anche al riciclo? Suonare con i ragazzi di ogni grado di abilità, insomma, è veramente piacevole perché si impara sempre qualcosa, ognuno magari con i suoi limiti come tutti noi, poi quando si impegnano superano, no, i loro limiti e fanno un passetto avanti, e è molto stimolante, quindi ti sorprendi dalla potenza di questi strumenti, perché alcuni sono fatti per abbattere le difficoltà tecniche, no? Quindi magari una chitarra all'inizio è molto complicata. Alcuni di questi strumenti ti permettono di divertirsi senza dover avere competenze tecniche esagerate, quindi avere una musicalità, una voglia di suonare è quello che conta. Con questi ragazzi c'è tantissima energia e quindi facciamo cose molto belle e stimolanti. Un bel finale! 1, 2, 3, 4 Bobba! Dobbiamo curare i dettagli, ma c'è già tanto, bravi! Bravi! Tra le attività che Andrea porta avanti nella sua azienda, nell'ottica della multifunzionalità, c'è anche la trasformazione. Vediamo adesso un momento particolare, che è quello della produzione della farina, giusto Andrea? Certo Francesca, infatti oggi abbiamo macinato il nostro grano tenero, ne abbiamo fatto una farina di tipo 1. Nella Vallesina Bio faccio diverse tipologie di prodotti, non solo la farina, anche i fagioli, i ceci, il pisello fresco. Abbiamo anche diversi ortaggi che facciamo anche con i ragazzi con differenti disabilità. C'è una particolare attenzione che voglio mettere anche sulle rotazioni culturali e quindi lavorare, fare ricerca anche sulle rotazioni che hanno un potenziale mellifero differente e quindi una salvaguardia della biodiversità, perché ci sono molte piante che possono dare sostentamento, polline e nettare, a tutte quelle api e quindi favorire sia la biodiversità delle api che la biodiversità culturale. Andrea, la tua attività è soprattutto a chilometro zero, quindi anche con una precisa attenzione alla vendita nei piccoli mercati, nei piccoli negozi? Lavoriamo principalmente con una filiera cortissima. Cerchiamo, quando è possibile, di ovviare alla grande distribuzione facendo rete locale, lavorando con i GAS, piccoli negozi alimentari, tutto in ottica territoriale.
Guarda cosa ho trovato, Francesca. Questo è il libro mastro dell'azienda agricola di mio nonno, nonno Dino. Da qui si può vedere come venivano gestite tutte quante le aziende agricole familiari, con tutte quante gli affitti, le spese e i ricavi. È interessante notare, verificando bene tutti quanti i conteggi, come una volta il prezzo del grano era simile al prezzo odierno. È una cosa un po' particolare, perché significa che il prezzo del grano è rimasto invariato mentre sono aumentate tutte quante le spese. Infatti, mentre una volta con un chilo di grano riuscivi a comprare addirittura un cesto di filoni di pane, oggi con un chilo di grano che vale sempre 30 centesimi non ci riesci a comprare neanche un filone di pane. Ci troviamo ora nel punto vendita Fabrizi Family, dove tra i tanti prodotti ci sono anche quelli di Andrea. Conosciamo Nicola Fabrizi, che con Andrea porta avanti anche un importante progetto. Di cosa si tratta, Nicola? Con Andrea, dopo averlo conosciuto, che ha portato i suoi prodotti qui nel nostro negozio, dove noi proponiamo prodotti di tante aziende marchigiane, quindi a chilometro zero, con cui abbiamo collaborazione, è nata questa amicizia, perché piano piano ho visto cosa Andrea faceva nella sua azienda agricola sociale con i ragazzi con disabilità. Da lì abbiamo piano piano sviluppato una nostra idea di inclusione sociale per dare un'opportunità lavorativa e creare quindi una sinergia con il territorio a livello agroturistico. Il nostro progetto prevede di dare un'opportunità lavorativa in collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Cingoli, una località qui vicino a Jesi, per fare in modo che questi ragazzi, una volta usciti e diplomati dalla scuola, possano inserirsi nell'ambito dell'agricoltura sociale con Andrea, avere un'opportunità anche di lavorare con un progetto a tutto tondo, diciamo, con varie tipologie di attività, passando quindi dall'agricoltura alla offerta anche turistica, quindi creare dei pacchetti in collaborazione con tutte le aziende con cui noi già collaboriamo e con cui collaboriamo qui anche nel nostro negozio a Jesi, e fare in modo che questi ragazzi possano toccare vari ambiti e vari aspetti del mondo lavorativo. E soprattutto anche contribuendo a dare un benessere alla collettività. Assolutamente sì, perché comunque questi ragazzi che possono così adoperarsi, rendersi anche indipendenti e autonomi in un ambito al di fuori della propria famiglia, che è quello che ci auguriamo tutti quanti. Andrea, alla fine del 2016 hai deciso di prendere in mano l'azienda di famiglia e di trasformarla. Ecco, quali sono state maggiormente le difficoltà che hai incontrato? Grossissima difficoltà è fare innovazione. L'Europa sì, ci vuole imprenditori, ci vuole che guardiamo verso il futuro e facciamo innovazione. Non so se l'Italia è pronta, ma soprattutto c'è tanta tanta difficoltà nel fare rete, nel riuscire a cooperare tra i vari enti, associazioni, ma soprattutto tra le varie aziende, nell'unire le sinergie. Ci sono tante opportunità nel territorio nazionale, tante sono le cose che si possono fare, ma tutti guardano al partenariato, alla rete. Fare rete è importante ovunque, perché effettivamente è la comunità la cosa che ci può spingere ad andare avanti. Cosa pensi sia l'aspetto più innovativo della tua azienda, anche che ti traghetterà nel tuo futuro di imprenditore agricolo? Cercando di fare inclusione sociale ho notato quanto l'innovazione tecnologica possa essere pari passo. Immaginate un robot dell'orto che già esiste, che lo chiamo una sorta di Roomba dell'orto, perché lui va avanti e dietro. Quindi immaginate un ragazzo con disabilità che può semplicemente ricaricare il robot che fa avanti e dietro. O uguale, stiamo brevettando una piattaforma per far salire le persone con disabilità motoria all'interno del trattore. Ad oggi i trattori hanno una tecnologia 4.0, hai uno schermo, puoi vedere ovunque, non c'è bisogno che ti giri, riesci a fare tantissime pratiche. Ecco che in questo modo abbiamo
una inclusione a 360 gradi. Davvero, Andrea, è una sfida interessante, quella di unire un obiettivo sociale, di benessere sociale, con l'attività economica legata all'agricoltura. Pensi che le aziende siano pronte per fare questo? Le aziende potrebbero anche essere pronte, la difficoltà è nell'infrastruttura. Appunto, la rete è tanto importante, servirebbe coordinare molto bene tutti quanti gli enti che possono essere dalla sanità ai sindacati agricoli a tutta una serie di partner per creare un progetto lungimirante. In questo modo è possibile. La difficoltà ad oggi, come quando si fa la precursione di un qualcosa di innovativo, è proprio quello di riuscire a coinvolgere gli altri e abbattere una prassi che ad oggi non è proprio ottimale, però è possibile. Grazie Andrea per questi spunti legati proprio al mondo agricolo, che è anche tanto altro. E con questo noi ora diamo lo spazio ai più piccoli per vedere come se la cavano con i temi della sostenibilità. Istituto della Salle di Benevento ha aderito a questo bellissimo progetto della PAC, praticamente, perché avevamo i bambini, ma anche noi insegnanti avevamo un grande interesse per tutte le problematiche che riguardano l'agricoltura collegate alla comunità europea. E il nostro progetto è stato seguito in maniera esaustiva proprio la brochure che ci è stata data dal fumetto. È partito dal fumetto, al quale i bambini subito hanno dato l'attenzione, no? Sono abituati con i fumetti, che trattava un po' tutti gli obiettivi, per fermarsi poi a quello che c'era stato assegnato, che era l'obiettivo 2. E alla fine abbiamo pensato di culminare il nostro percorso con un'illustrazione che hanno preparato, a cui tutti hanno partecipato, sia la quarta che la quinta, ma soprattutto con la visita alla masseria Frangiosa, dove si tratta il biologico ed è una fattoria didattica, dove potevano toccare con mano determinate problematiche. Aspetta, adesso devi mettere la piantina. Questa è un'azienda agricola nata da circa 100 anni. Io sono di terza generazione, i miei figli saranno quarta generazione. Ho cambiato tantissime cose nella produzione dell'azienda, soprattutto l'ho resa un'azienda multifunzionale, nel senso che i prodotti che io vado a produrre come materie prime cerco di trasformarli e di venderli come materia finita. Circa 25 anni fa ho scelto di trasformare l'azienda da un'azienda agricola normale in biologica. E vengo penalizzato perché alcuni prodotti ho delle rese in meno, però ho un prodotto di qualità. In questo ultimo periodo, negli ultimi 10 anni, incomincio a prendere piede e ho delle belle soddisfazioni, perché i prodotti vengono chiesti, la gente è preparata, quindi quando gli parli di biologico sa di che cosa stiamo parlando.